No. Buongiorno, buongiorno. I nani. Salutiamo Recai e dopo ci gli esodati, gli insegnanti, gli esodanti, gli insegnati. Ci parlerà di bene, grande il doppio. Noi stiamo preparando un'Italia di pullman del futuro che ci daranno una mano a mandare a casa Silvio Berlusconi. Perché con Matteo e con Silvio non ce ne sarà più coniglio. E di superare tutti insieme il 4%. Conquistando la stampella cattiva che si chiama Nutella. Siete d'accordo di eliminare i terreni agricoli? Siete d'accordo di eliminare 26 milioni di italiani? Meno tasse, più tasse, meno Hitler in Germania, più Hitler in Europa. Seguiteci in questa nostra borgia, viva Forza Equitalia! Grazie, grazie! Grazie per questa... Grazie! Grazie, 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 grazie! E noi qui oggi scegliamo di dire grazie! Guardate la legge di Stanlio e Ollio! E allora noi siamo qui per mangiare gli insetti! È tutto al contrario! Stanlio e Ollio! Li vogliamo in galera e grazie, grazie! Grazie! Facciamo un grande applauso a Matteo Salvini! Grazie, grazie, grazie! Avete pagato la prostituzione? Io ci sono da nord a nord, città aperte, città serene, città di merda! Quei comunisti sono donatori di naso, sono donatori di pianerottolo. Io non odio nessuno. Giappone sì, di merda. Il professor Gianfranco Benzina divide la società in uomini e pullman. Io divido la società in uomini e montagne. Viva Giappone, viva i gay. Grazie! Sono scelte quotidiane, beviamo le arance, le scarpe, le camicie, olandesi, andate a fanculo! Fiamminghi austriaci, andate a fanculo!